Benvenuto direttore di Fondazione Brescia Musei, benvenuti a tutti gli studenti, le studentesse, i docenti e le docenti che insomma hanno deciso di intervenire oggi e di assistere a questo nostro ultimo incontro del progetto Laba Ci Siamo, ultimo di 11 incontri che si sono tenuti a partire dal 15 di aprile fino appunto ad oggi, che è una giornata in effetti molto particolare per la nostra città e proprio nei minuti in cui noi ci confronteremo verrà ricordato l'anniversario della strage di Piazza Loggia, della bomba delle 10 e 12. Farlo con un'istituzione del nostro territorio così importante, cittadina così importante, può essere un momento di riflessione ulteriore. Ringrazio il nostro ospite, che è il direttore di Brescia Musei, ma che ha un curriculum di tutto rispetto che mi pare opportuno ricordare in questo momento. E infatti è esperto nella gestione organizzativa di imprese e istituzioni culturali da moltissimi anni, ha un'esperienza professionale nella condizione di concessioni di servizi museali per enti pubblici e fondazioni, si è occupato di organizzare progetti di valorizzazione tra i più significativi, si pensi alla direzione dei contenuti del controllo di gestione del Padiglione Zero a Expo Milano del 2015, la cogestione integrata dell'Orto Botanico di Padova, che è un sito UNESCO, che vanta circa 200.000 visitatori l'anno. Si è occupato della gestione operativa e finanziaria delle mostre delle gallerie dell'Accademia di Venezia dal 2016 al 2018. Dal 2003 al 2012 è stato consulente di Fondazione La Triennale di Milano e La Triennale di Milano Servizi, con incarichi di coordinamento di progetti culturali e supporto alla presidenza. In particolare, proprio per conto della Triennale, è stato il produttore esecutivo dell'intero progetto Padiglione Italiano a Shanghai Expo 2010. Oltre a numerosi incarichi di coordinamento strategico, produzione culturale e management di direzione nelle varie principali tipologie di soggetto, che siano pubblico o privato, operanti in Italia nel settore culturale, dal 2014 il direttore Stefano Karagiov è direttore di progetti di sviluppo di Civita Trevenezia e consulente di Marsiglio Editori per l'organizzazione delle mostre e lo sviluppo anche dei cataloghi illustrati. Dal 2011 è curatore del programma culturale del Carnevale Ufficiale di Venezia, attualmente docente e in gestione degli eventi culturali presso l'Università degli Studi di Padova, un curriculum pazzesco, me lo lasci dire. Tra l'altro, cioè, letto così, cioè, cozza con l'età che ha, nel senso che è anche molto giovane, per cui davvero complimenti. Per Lava, un piacere averla tra di noi e averla a conclusione di questo percorso così importante. E abbiamo deciso insieme di affidarle, cioè, l'abbiamo deciso insieme, una C, che è la C di cambiamento. Ho sorriso quando ho parlato in comitato di direzione perché parlando con la sua collaboratrice Francesca ce lo siamo detti nello stesso momento. Io ho detto: ma potrebbe essere la C di conservazione. E lei, nel momento in cui ha detto conservazione, ha detto cambiamento. Per cui questa cosa di essere presa in contropiede, contraddetta, mi è piaciuta tantissimo. Per cui ho detto: è proprio vero che andate davvero a smantellare un'idea che deve essere proprio svecchiata. Lei lo sta facendo anche con la direzione di Brescia Musei da quando è qui a Brescia, appunto, in una maniera, a mio avviso, superlativa. L'ABA ha deciso di collaborare con la vostra realtà ed è rientrata nel progetto Alleanza per la Cultura, per cui insomma io lascerei la parola poi ai saluti istituzionali al direttore che, di L'ABA che è qui presente. E per parte mia io la ringrazio davvero. Chiudere con lei è davvero un'apertura, non una chiusura. Quindi grazie. Grazie. Di nuovo, direttore, volevo ringraziarla a nome dell'Accademia, volevo ringraziarla a nome anche di tutti i colleghi e degli studenti. Credo che questo momento per noi, oltre appunto, al segno, no, in qualche modo di un inizio, di un'uscita, di un periodo che è stato per tutti piuttosto difficile, questo incontro segna anche, se mi posso permettere, anche la C di cambiamento potrebbe essere interpretata anche come, da parte nostra, come C di crescita, in qualche modo. E quello che abbiamo sempre fatto come istituzione, l'ABA quest'anno compie 20 anni, come dire, ha sempre tentato di essere presente nel territorio, è una realtà importante educativa nel territorio. Vorremmo, gli accordi anche con Brescia Musei vanno in questa direzione, essere ancora più presenti e diventare ancora più un interlocutore culturale, creativo nel territorio. Quindi, di nuovo, grazie per questa disponibilità, credo sia appunto solo un primissimo step di collaborazioni fruttuose, ancora più fruttuose rispetto a quelle del passato, e
e quindi le do il benvenuto da parte di tutti. Grazie. Grazie. Lascio a lei la parola. Benissimo. Tema. Chiedo solo come è organizzata normalmente questo vostro incontro e quanto spazio diamo alle domande, o mi dica. Allora, tendenzialmente, come ho avuto modo di scrivere, dura al massimo un'oretta e mezza, quindi ci siamo dati come scadenze, insomma, d'orario le 11, e l'intervento veda un po' lei, insomma, lasciamo lo spazio finale di un quarto d'ora, 20 minuti per eventuali domande. Ecco, una quarantina di minuti potremmo definire. Allora, intanto grazie prima di tutto ai ragazzi che hanno la pazienza di seguirci e il desiderio di approfondire, grazie a Lava che mi ha invitato. In realtà è un invito che accolgo anche a nome della Fondazione Brescia Musei, perché al di là, diciamo, del mio curriculum, io parlo per l'istituzione e l'istituzione parla con me. Quindi, diciamo, è molto importante da questo punto di vista che il concetto di cambiamento sia connesso al cambiamento anche di una istituzione che sta profondamente aggiornandosi, e vi racconterò in che modo e perché viviamo in questo momento storico del bene culturale, al di là del Covid e della C di Covid, che temevo fosse la C di destinazione dell'incontro, al di là di questa emergenza degli ultimi mesi, è un periodo comunque questo che stiamo vivendo in questi anni, diciamo almeno da quando è partita la crisi economica del 2008-2011, di profonda trasformazione dell'organizzazione dei beni culturali, che evidentemente investe anche poi di conseguenza i modi con cui si fa sostegno alla valorizzazione degli artisti, argomento che credo interessi anche a voi, forse più direttamente di quanto non interessi semplicemente la dinamica gestionale di un'organizzazione che è comunque un'azienda. Io peraltro ho una formazione appunto di natura gestionale, come si dice, manageriale, quindi sono ovviamente particolarmente attento a questi argomenti. Però è bene sapere che se cambia il contesto degli operatori che hanno a che fare con l'arte e con gli artisti, cambia anche il modo con cui gli artisti possono indirizzare le loro produzioni. Dopo vi dirò anche perché, in qualche modo. Dunque, facciamo un brevissimo excursus nello spiegare di che cambiamento trattiamo. Allora, il dato più significativo in questo senso che mi sento di condividere con voi è un dato che a molti potrebbe, diciamo, non dire molto, ma è il dato macroeconomico dei trasferimenti che le fondazioni bancarie hanno distribuito al mondo del sistema culturale, dell'industria culturale, nel 2007, quindi l'anno, diciamo, prima della crisi connessa ai mutui subprime americani, che poi sapete bene si è espansa in tutto il mondo, e il 2017, 10 anni dopo, quando la crisi era stata definitivamente superata, almeno in Italia diciamo, non era alla visaglia alcuna crisetta come quella che si stava già vivendo prima del Covid, e c'era anche una stabilità governativa piuttosto, diciamo, apprezzata dal punto di vista istituzionale, non politico. Questi 10 anni hanno visto una decrescita della contribuzione che viene, diciamo, norma che veniva erogata dalle fondazioni agli enti teatrali, agli enti lirici, ai musei, all'associazionismo strutturato che sostiene la cultura, al mondo della produzione artistica e in generale al macrosistema della cultura del 50%. Si è passati da circa poco meno di 600 milioni di euro all'anno versati dalle fondazioni bancarie, ve ne cito alcuni ma le conoscete tutti, Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo, CAB Fondazione qui a Brescia, altre molto famose, insomma, Cassamarca, con
Fondazione Cariparo, Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, le grandi, diciamo, che in questa nostra area, perché poi ognuno conosce quest'area, da sempre si sono occupati di sostenere o direttamente o indirettamente, attraverso dei trasferimenti ai comuni, di solito, la cultura, e grazie alla quale si è fatta e si fa tuttora produzione culturale. Bene, quel valore di circa 600 milioni, 10 anni dopo, era di 280 milioni. Al netto di tutta la, come dire, la perdita di valore d'acquisto che la moneta in 10 anni può accusare. Nel frattempo le province erano state non soppresse, benché comunque, diciamo, si fosse detto così, ma hanno cambiato la loro destinazione, una grandissima ridistribuzione delle competenze e in particolare la sottrazione di ogni competenza che in precedenza avevano sul supporto diretto alla promozione turistico-culturale, che era comunque un altro fondo importante da cui si attingeva. Contestualmente, di poco precedente, abolizione della tassa sulla prima casa nei comuni, che poi è stata ristabilita, ma solo, come se ricorderete, nel governo Monti, per la seconda casa. Questo ha ridotto ulteriormente le risorse a disposizione dei comuni, che si sono riverberate in generale sull'assenza di cassa, e quindi, benché ovviamente ci siano stati degli altri tipi di trasferimenti dallo Stato, e i comuni hanno visto un asciugarsi nella fine degli anni 2000 della raccolta e quindi anche della redistribuzione. Ecco, queste condizioni hanno generato un profondo cambiamento nell'organizzazione del sistema culturale, perché hanno, come dire, da un lato generato delle utili razionalizzazioni, l'emersione, diciamo, dei soggetti più capaci di gestire le difficoltà, e anche in qualche modo lo scomparire di soggetti che erano tendenzialmente parassitari di un sistema che viveva di queste sovvenzioni. Questa situazione ha invaso sia il mondo dei musei, quindi il mondo più istituzionale e strutturato, sia il mondo dell'associazionismo, sia il mondo anche di soggetti collaterali che producono arte, che sviluppano arte. Quindi noi viviamo un'epoca in cui negli ultimi 10 anni, non negli ultimi 3 mesi, negli ultimi 10 anni il sistema dei beni culturali si sta riorganizzando. Questo ha prodotto anche una trasformazione, di cui anch'io in qualche modo sono un esempio, nella struttura gestionale del patrimonio e in generale dei sistemi culturali complessi. Questa trasformazione ha visto una progressiva professionalizzazione in chiave gestionale, economico-finanziaria e organizzativo-comunicativa delle parti apicali di queste organizzazioni, che progressivamente stanno sostituendo quello che era la consolidata struttura di gestione di tutto il mondo culturale, diciamo, del secondo Novecento italiano, ereditato da una cultura di stampo umanistico, che ha sempre visto nelle figure degli storici dell'arte o degli archeologi i due punti di riferimento. Questa era già stata in parte erosa negli anni 90 con una importante salita delle discipline architettoniche, che erano state recepite come discipline tecnico-professionali afferenti a quell'ambito, e poi progressivamente erano state ulteriormente recepite le dimensioni gestionali dalla trasformazione della legislazione sulle concessioni ai privati, o meglio sul sostegno dei privati alla gestione dei beni culturali pubblici. Questo è avvenuto non tanto tempo fa, ma all'inizio degli anni 90, con la trasformazione della legislazione, una legge che si chiamava legge Ronchey, che era il proponente di una legge che ha sostanzialmente aperto i luoghi pubblici della cultura all'ingresso nei servizi dei privati, e quindi all'apertura dei bookshop museali, delle caffetterie, del sistema delle concessioni,
ovvero dell'affido temporaneo vincolato a dei controlli e a un progetto strategico e soprattutto a una condivisione degli utili di spazi e di valori connessi al nostro bene patrimoniale architettonico, monumentale, storico-artistico a privati. Questo aveva già in parte eroso questo sistema. Questo sistema sta progressivamente cambiando e quindi sono nate delle figure come la mia che non sono figure che hanno un'estrazione da storico dell'arte, benché poi negli anni evidentemente abbiano approfondito questi argomenti, ma non in modo, come dire, formale, curriculare, ma invece hanno visto l'ingresso di professionisti che vengono da altre estrazioni. Questo vale anche per un'ulteriore dimensione che, come tutti voi sapete, è molto cresciuta negli ultimi 20-25 anni, che è quella dell'evento vero e proprio. Cioè, l'organizzazione tipica della mostra, del festival, dell'happening, soprattutto in Italia, paese che rispetto agli altri paesi europei ha avuto un'esplosione da un lato dei festival a partire dalla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000 e dall'altro delle mostre. In un recente articolo Vincenzo Trione, diciamo, celebrava il funerale delle 10.000 mostre all'anno, che poi 10.000 evidentemente contando anche le piccole cose documentarie che si fanno in sedi, diciamo così, non proprio formali, però tante migliaia di iniziative. E i festival che mai come in Italia hanno avuto successo. Questi tipi di progetti di natura eventistica che parlano al pubblico dei beni culturali e li organizzano hanno fatto un loro pesante ingresso nel mondo dell'arte, nel mondo dell'organizzazione artistica e dei luoghi culturali, e anche in questo caso hanno portato sono stati un attore di grande cambiamento. Hanno trasformato una logica, diciamo, per processi che era tipica dell'organizzazione artistico-culturale, quindi le aree, per esempio, tradizionali di conservazione, che benché inserite in un museo, avevano una loro vita, diciamo, a prescindere dall'utenza, a prescindere dagli appuntamenti calendarizzati da un palinsesto, a prescindere dalle ricorrenze e così via, si sono in realtà dovute conformare all'esigenza di venire incontro a una domanda del pubblico che è sempre più rivolta, grazie anche al supporto dei mezzi di comunicazione che hanno ovviamente cavalcato questa new wave, è molto più indirizzata, sempre più indirizzata alle celebrazioni, alle ricorrenze, agli anniversari, alle occasioni che creano quella discontinuità che genera un'attenzione intorno al patrimonio. Questo ha anche degli aspetti deteriori. L'aspetto deteriore principale è quello di trascurare, porre in secondo piano l'importanza delle collezioni, l'importanza del patrimonio, come dire, ordinario, le collezioni permanenti, che in realtà sono il punto forte del nostro patrimonio, perché nessun'altra cultura, nessun'altra nazione può vantare questa ricchezza monumentale e artistica, che però fa parte di un patrimonio che, a causa di questi cambiamenti occorsi negli ultimi anni, è purtroppo andato in secondo piano. Fino a casi estremi che tutti voi, magari no, voi forse i ragazzi no, perché sono magari di un'anagrafica non perfettamente corrispondente con gli interessi culturali di cui parlo, ma almeno le facce che vedo, che hanno iniziato la nostra conversazione, ricorderanno il caso di Brescia, che negli anni 2000, 2004-2005, proprio nei musei che io dirigo, ha trasformato uno spazio permanente da pochi anni, allestito con anche grande profusione di mezzi e di qualità dal punto di vista museotecnico e museografico, destinato a delle arti considerate, tra virgolette, minori, evidentemente, le arti decorative, le arti plastiche, tutto ciò che fa parte, diciamo, del patrimonio della cultura materiale non visuale o archeologica, che era collocata al primo piano di Santa Giulia, lo ha trasformato in uno spazio, diciamo, adibito a ospitare mostre d'arte temporanea che non avevano nulla a che fare con il patrimonio identitario, storico-artistico,
o appunto con la collezione permanente di un museo straordinario come era ed è tuttora il Museo di Santa Giulia, e con una conseguenza, diciamo così, di cui portiamo ancora avanti le conseguenze, che è stata appunto lo sradicamento di un percorso espositivo che aveva un suo disegno architettonico molto preciso, con ovviamente le pannellature, la tecnologia necessaria a fare delle mostre d'arte per le quali quello spazio non era stato pensato. Mostre che ebbero un grande successo perché rientravano perfettamente in quella tipologia di evento che negli anni 2000, nella prima parte degli anni 2000, andava per la maggiore. Rispondeva a un bisogno oggettivo di trasformazione. Qualcuno, diciamo, la definiva appunto molto blockbuster, senza dare giudizi, però ha effettivamente portato a Brescia in quegli anni centinaia di migliaia di persone e ha reso noto fuori del contesto degli addetti ai lavori il sito del Museo di Santa Giulia, benché paradossalmente la gran parte dei visitatori di quelle mostre non avessero visitato la collezione permanente, non avessero visitato l'importantissima sezione romana, longobarda o altro, perché venivano attratti da Van Gogh, da Mondrian, da altri nomi che nulla hanno mai avuto a che fare con questo territorio, ma di cui si organizzavano delle mostre che rispondevano a quel paradigma. Ecco, quel paradigma è cambiato, quel paradigma non esiste più, ma non esiste più non solo perché il pubblico ora chiede altro, ma perché non esistono più le premesse di sistema, quindi le premesse economiche prima di tutto, che lo consentano. Noi oggi lavoriamo in altro modo, ci dedichiamo per esempio a recuperare le collezioni, facendo in modo che le collezioni permanenti acquisiscano un appeal e un fascino al passo con il tempo presente e quindi vengano raccontate attraverso un'organizzazione che non è soltanto un'organizzazione culturale, è anche un'organizzazione strategico-gestionale e comunicativa, e questo è un punto nodale importante del mio discorso, perché ha molto a che fare con quello che è la strategia che noi abbiamo messo in atto e stiamo mettendo in atto nei nostri musei e in generale, essendo questi nostri musei così rappresentativi dell'intero territorio di Brescia, diciamo indirettamente anche per la città, insieme con il supporto dell'amministrazione. Quindi, compresa questo grande momento in cui ci troviamo, andiamo a vedere come un'istituzione culturale, in questo caso una rete di musei, perché è una rete di 5 musei, di cui adesso vi darò, come dire, i rudimenti essenziali, può diventare il soggetto organizzatore e propulsore di un cambiamento identitario della città. Se volete semplificare, l'idea è passare dalla logica del museo alla logica della città, cioè dalla logica dello spazio fisico chiuso e che tutti conosciamo, organizzato secondo una logica ancora ottocentesca, a un concetto di museo diffuso, non solo perché diffuso nei vari poli di una rete, ma perché il museo non diventa altro che il luogo di interfaccia fisico e di presidio organizzativo che serve a mettere in relazione l'intero ambito urbano e gli abitanti che lo vivono, creando le occasioni perché vi sia un'interazione che va oltre la visione di un'opera. Questo fatto è emblematicamente trasferito da un dato che vi do di nuovo, un dato numerico. Dei circa 250.000 visitatori all'anno dei nostri musei prima dell'emergenza Covid, che atterrerà ovviamente queste numeriche, 73.000 hanno vissuto nel 2019, vi porto questo dato, hanno vissuto un'esperienza di visita che va oltre la semplice visione in solitaria dell'opera, cioè l'immagine di un visitatore, di una famiglia che va al museo, paga il biglietto e percorre in solitudine o con uno strumento come può essere un audioguida o anche un art glass, che è un altro strumento che noi abbiamo, il percorso museale, è un'immagine che sta trasformandosi, perché almeno
lo sappiamo per certo, 73.000 persone su 250.000, quindi diciamo un 30% circa dei nostri visitatori hanno vissuto un'esperienza di valore aggiunto maggiore o garantita da una interazione attraverso la mediazione con una guida museale o inseriti all'interno di un gruppo scolastico e quindi attraverso dei laboratori o delle visite scolastiche o partecipando a degli eventi che noi ciclicamente organizziamo di disseminazione dell'opera d'arte, di racconto, di immersione, di visite particolari o di eventi corporate che si svolgono nei nostri musei e che vengono organizzati da soggetti altri, le imprese, le industrie, che capiscono sempre di più che il museo è un luogo da usare non solo come bella location, ma come luogo che ha una pregnanza, una significatività importante nella narrazione d'impresa che le imprese oggi fanno. Di solito un'impresa che vuole, soprattutto nel bresciano, testimoniare il suo patrimonio identitario, il suo legame con lo spazio urbanistico, la storia del passato e che poi ovviamente trasformata attraverso l'intelligenza e la tecnologia produce anche una cultura materiale che è quella delle imprese che operano nel 2020. Ecco, questo legame lo percepiscono e anche loro fanno delle attività. Quindi questa trasformazione rappresentata da questo coinvolgimento è la cartina di tornasole di una idea di museo profondamente diversa da quella che, diciamo così, ancora la gran parte dei mezzi di comunicazione, dei film, pensate ai film o anche ai cartoni animati. Io ho dei bambini piccoli e guardano curioso come George, il protagonista, il padre del protagonista, il padre, diciamo così, il padrone della scimmietta protagonista è il direttore del museo di storia naturale di New York. Quindi anche in quel caso però l'immagine che se ne trasferisce, e che evidentemente è nella testa degli autori di questo cartone, è quella di un luogo che si limita ad accogliere passivamente. Invece, ecco, questo è un altro elemento di cambiamento. I musei, non solo i nostri, anzi, alcuni sono anche più attivi di noi in questo senso, e io sto cercando in questo senso di imprimere un momento forte, saranno sempre di meno luoghi destinati ad accogliere pubblico, a maggior ragione oggi, in occasione di quello che stiamo vivendo dal punto di vista della riorganizzazione dello spazio pubblico per l'emergenza, e sempre di più luoghi che sono, diciamo così, il luogo che conserva, valorizza e propone uno strumento di interpretazione del territorio. Questo vale ovviamente in particolare per i musei di territorio come sono i nostri, i musei civici, che quindi hanno collezioni ereditate o dalle amministrazioni cittadine o da privati che le hanno donate, il caso dell'Attosio Martinengo per esempio, o dei Brozzoni o degli altri grandi mecenati che hanno poi donato il loro patrimonio, non ultimo pochi anni fa l'artista Bruno Romeda, che hanno donato il loro patrimonio alla città. Ovviamente è diverso il caso, non possiamo generalizzare, è diverso il caso dei grandi musei statali, che sono figli di una logica diversa, che è più la logica, diciamo, della raccolta in seguito alle spogliazioni, soprattutto quelle napoleoniche, pensiamo a Brera, pensiamo alle gallerie dell'Accademia di Venezia, pensiamo alla Pinacoteca di Bologna, musei nati nell'arco di 15 anni, inizio 800, sul modello della raccolta delle collezioni da pubblico e privato del territorio, con l'idea, diciamo, di salvarla e poi in parte di portare alcune cose all'estero, in Francia, ma in gran parte per fortuna lasciandole qui e da un certo punto di vista salvandole anche, perché altrimenti si pensa spesso alle spogliazioni, ma se non ci fosse stato quel momento probabilmente nell'Ottocento quelle collezioni sarebbero andate disperse, vendute e non sarebbero adesso bene pubblico come le conosciamo. E non è il caso ovviamente di quei musei che continueranno a esistere, avranno una loro ovviamente diversa, devono avere una loro diversa attenzione e non ha senso per noi organizzatori di reti di musei di territorio metterci in alcun confronto con questi altri poli. Però la gran parte dei musei non appartengono a quella categoria, sono invece più simili ai nostri, soprattutto in Italia. Quindi
questi luoghi hanno una loro forza nel momento in cui forniscono un servizio alla comunità. Un servizio che deve essere un servizio che si rivolge alla comunità dei professionisti dell'arte e quindi prima di tutto agli operatori, come sarete voi nel futuro, garantendo gli strumenti per avere networking, per avere qualificazione, nobilitazione, per avere una, diciamo così, accreditamento, ovviamente soggiacendo chiunque a determinati bagli, a determinati come dire, processi pubblici, trasparenti, di valutazione della qualità. Questo è essenziale, vale per ogni cosa, soprattutto però per i musei pubblici. Dall'altro, fornendo un servizio a tutto il mondo del terzo settore, cioè a tutto il mondo caratterizzato dall'obiettivo di fornire servizi e valore, diciamo così, sociale e non profitto, economico, che non fa schifo, non è deteriore assolutamente, ma in questo caso i musei servono in particolare a garantire il sostegno allo sviluppo di cittadinanza e quindi a venire incontro a coloro che sono più svantaggiati, a coloro che non hanno accesso per ragioni sociali, fisiche, di qualunque altra natura. Quindi i musei dialogano, e noi lo facciamo moltissimo, con il terzo settore. Oggi, per esempio, se comprate i giornali, si parla dei nostri centri estivi. Bene, i nostri centri estivi si fanno, ma per esempio noi li facciamo in collaborazione con l'associazione Bimbo Chiama Bimbo, che è un'associazione che si occupa di sostenere bambini che appartengono a contesti sociali disagiati a Brescia. E quindi destiniamo, grazie a una triangolazione con una fondazione che si occupa di sviluppo sociale, che si chiama Fondazione ASM, e che in qualche modo ci aiuta economicamente in questo senso, sosteniamo 55 bambini su circa, diciamo così, 800 che saranno il totale che verranno durante quest'estate, che verranno senza pagare, per esempio, a fare delle esperienze di crescita all'interno dei nostri musei. E così facciamo con progetti legati al mondo dell'immigrazione, con programmi di educazione artistica attraverso visite guidate nelle lingue dei migranti, condotte da migranti che sono stati formati. E così facciamo in tante altre occasioni in cui ci rivolgiamo, in determinati momenti, con determinati progetti, a gruppi che hanno, diciamo, determinate necessità. Ovviamente ci rivolgiamo anche poi al mondo della scuola. Adesso, per esempio, in questi giorni noi stiamo cercando di capire, insieme alla direzione scolastica provinciale, se sarà possibile dall'anno scolastico 2021 offrire spazi nei nostri musei alle scuole, affinché le scuole possano venire a sviluppare determinati moduli formativi negli ambiti della storia dell'arte, della geografia, delle culture umanistiche, anche dell'italiano, perché no, utilizzando i nostri spazi, che sono ampi. Abbiamo degli spazi dedicati agli eventi, che ovviamente non saranno occupati dagli eventi, perché non ci saranno per un po' gli eventi, e viceversa abbiamo delle scuole che, invece, lo avrete sentito tutti, hanno delle sofferenze legate alla previsione della riapertura, perché la logistica non era prevista che, diciamo così, tenesse in considerazione l'emergenza Covid. Ecco, in questo senso noi ci stiamo orientando ad aprire e a buttare giù dei muri, diciamo così, dei muri culturali, facendo in modo che i nostri musei diventino dei luoghi al servizio della comunità. Il cambiamento è un cambiamento sostanziale anche nelle metriche di valutazione dei musei stessi, perché a questo punto, come potete immaginare, risulta molto meno interessante capire quali sono i numeri assoluti di visita di un museo, che fanno parte in qualche modo di un tempo passato, ma non solo per il Covid, ma per tutto questo cambiamento che vi ho detto. Non è più importante quanti visitatori sono venuti, quanto consumo c'è stato dello spazio,
ma è molto più importante capire che impatto sociale ha generato il museo nello suo spazio vitale, che tipo di relazioni ha instaurato con altri musei, come il museo è diventato una piattaforma attraverso le quali i cittadini hanno potuto dialogare con altri territori. Questo passa per una quantità infinita di progettualità e di possibilità di relazioni con musei internazionali, con reti di strutture non strettamente museali, penso per esempio anche alle reti formative. Passa per il rapporto con le imprese, perché le imprese, non solo le imprese culturali, che evidentemente hanno una fattispecie specifica, ma con le imprese in assoluto, che sono luoghi dove la ricerca e sviluppo ha sempre crescente impiego. Il futuro è certamente, non sappiamo come sarà, ma una cosa che possiamo certamente riconoscere è che sarà sempre più importante la quota di ricerca e sviluppo che viene condotta all'interno delle imprese. I musei sono luoghi in cui si fa molta ricerca, e anche se si studiano aspetti legati apparentemente all'estetica, in realtà sono luoghi nei quali si fa molta scienza. Noi ci occupiamo di restauri, ci occupiamo di analisi chimico-fisiche, ci occupiamo di analisi sociali, come avete capito fino a quello che ho detto finora, ci occupiamo di innovazione tecnologica e di usability, cioè di tutto quello che ha a che fare con il digitale e l'utilizzo che se ne può fare per abbattere dei confini, anche confini diciamo invisibili, che limitano l'accesso. Ha a che fare con una infinità di discipline che sono overlapping con la ricerca e sviluppo teorica che si sviluppa nelle imprese, che poi ha ovviamente nelle imprese di produzione, dal biomedicale all'ingegneristica, all'agricoltura anche, delle ricadute ovviamente di prodotto che non hanno niente a che fare, ma il ceppo è un ceppo comune ed è qualcosa di più di un ceppo ideologico, diciamo così. Conoscere il nostro retaggio, il nostro bello, perché ci fa cittadini migliori e quindi forse migliori studiosi, no, è proprio anche molto tecnica la cosa, molto pragmatica. Non è un caso che per esempio noi a Brescia organizziamo nei nostri spazi la notte europea dei ricercatori della ricerca a fine settembre. Non è un tema soltanto di spazi e di location, come si dice, è un tema di effettiva diciamo di effettivo ribadire il ruolo di uno spazio che è la sintesi del meglio che ha prodotto quel territorio. Noi siamo per definizione come tutori della memoria, il museo anche etimologicamente ha questa origine, siamo quelli a cui è deposto il ruolo di preservare ciò che le generazioni future potranno vedere come l'estrema sintesi di alcuni periodi storici che li hanno preceduti. E quindi è un ruolo importantissimo dal punto di vista, come dire, anche sociale e comunitario, e è evidente che questa sintesi ci può portare, quando la esaminiamo nel dettaglio e dispieghiamo le singole collezioni, i singoli capolavori, a esplorare un'infinità di collegamenti che hanno avuto, diciamo così, come feticcio l'opera d'arte, che è rimasta e che è facile da comunicare, ma che dietro di sé portano lo sviluppo tecnologico, portano un certo tipo di sviluppo della società, e portano in generale la comprensione dei meccanismi della produzione. Non parlo soltanto di casi specifici come per esempio il nostro Museo delle Armi in Castello, che è in qualche modo una collezione verticale dedicata alla tecnologia armiera, che dal 400 all'800 ha visto in questo distretto un'eccellenza copiata e ammirata in tutta Europa. Ma parlo anche di tutte le nostre opere, che sono dei piccoli scrigni, delle piccole porte nei confronti dello studio del passato, non solo dello studio, diciamo così, delle competenze artistiche, ma anche proprio delle conoscenze di cultura materiale. Pensate per esempio a quello che stiamo facendo per la Vittoria Alata, un restauro
che include analisi metallurgiche, analisi del meccanismo di realizzazione, dei modi della realizzazione di questa statua, della sua provenienza. Quindi partendo da un banale, diciamo così, intervento di salvaguardia finalizzato a rimuovere le parti biologiche che erano state inserite all'interno della statua, che è vuota, e nell'Ottocento, quando fu trovata, per tenerla in piedi venne riempita con un pastone di terra, di legno, di calce, e poi costruito un ingegnoso sistema di fissaggio ottocentesco. Ecco, noi adesso lo stiamo ripulendo perché stava erodendo il materiale. Ripuliamo ovviamente le superfici, che saranno la cosa più visibile, ma soprattutto ci siamo dedicati ad analizzare, a studiare quel reperto come emblema di un certo, come dire, sviluppo tecnologico del primo secolo avanti Cristo, a Brescia, in Italia e in generale nella cultura europea. Ecco, questo poi produrrà un rientro della vittoria alata, che adesso magari vi racconterò, però volevo che questo secondo nucleo concettuale fosse molto chiaro. Quindi è molto semplificativo immaginare i musei soltanto come dei palazzi che hanno dentro delle opere d'arte. Mi rendo conto che faccia anche parte del compito di chi poi divulga semplificare, però è bene che gli addetti ai lavori, come siamo noi, e non è scontato, vi garantisco, molti addetti ai lavori non hanno questa percezione, vivano questa sensazione di non essere solo, come dire, dei bibliotecari di opere d'arte. È qualcosa di diverso. Veniamo, per arrivare ad affrontare argomenti più attuali, a come questa, diciamo, retroterra di pensiero poi ha una messa a terra attraverso una serie di iniziative artistico-culturali e anche una serie di strategie gestionali che io personalmente sto conducendo da quando sono qui. E la prima, più importante, è la comprensione delle caratteristiche del nostro programma strategico-culturale triennale. Questo è un elemento di partenza che fa parte, diciamo così, dell'alfabeto della nostra fondazione. Quando si insedia un nuovo consiglio, una nuova presidenza, viene chiamato una direzione, diciamo così, a fare una sintesi, viene chiesto di elaborare un programma triennale di attività. Ecco, il nostro programma triennale è un programma caratterizzato da alcune specificità, molto semplici, credo, dopo quello che vi ho detto, da comprendere. La prima è quella di sviluppare nei prossimi anni, diciamo, dei palinsesti e quindi delle collane di iniziative, non delle iniziative singole, delle collane di iniziative caratterizzate da una forte attenzione al patrimonio identitario cittadino bresciano. Non con l'idea, diciamo, sovranista di dire siamo i più belli, siamo i più bravi, viva noi, ma con l'idea di attuare un processo conoscitivo che parta da 4-5 caposaldi che sono quelli che sono più evidenti nel nostro territorio. Quindi, per esempio, il grande retaggio romano e longobardo, l'eccezionalità e la straordinarietà del percorso artistico e pittorico che tra il 500 e il 700 acquisisce tra Brescia, Bergamo, diciamo così, nella provincia lombardo orientale, delle specificità assolute che tipiche di un territorio ponte tra Milano e Venezia, quindi acquisendo dei caratteri ma elaborandone una sua specificità che, come dire, con una felicissima nomenclatura viaggia come pittura di realtà e che è molto di più e che delinea, ecco, la specificità delle nostre collezioni, la collezione Tosio della Pinacoteca o per esempio la collezione dell'Accademia Carrara di Bergamo. E quindi questo grande patrimonio artistico visivo, piuttosto che l'eccellenza
appunto tecnologica, ma anche estetica del patrimonio armiero, rappresentato appunto dal nostro Museo delle Armi, ma non solo, dal distretto produttivo ancora ovviamente, come sapete, prolifico, anche se su altri, come dire, terreni, perché è cambiata l'industria, non è più l'industria, diciamo così, dell'arma da portamento, ma è un altro tipo di arma, però è sempre figlia di quell'evoluzione. Oppure anche alla riscoperta di patrimoni storici che non hanno avuto nel tempo passato una, diciamo così, forte valorizzazione, come quello legato al periodo comunale, per un fatto legato anche alla storia di questa città, che non ha avuto uno sviluppo di un principato o di una signoria, come invece hanno avuto altre città intorno a noi, che ne hanno fatto anche motivo di promozione d'immagine per i secoli, penso agli Scaligeri, ai Gonzaga, per non parlare degli Sconti, benché anche loro siano passati di qua. Quindi, partendo da questo, diciamo così, patrimonio sommerso in parte emerso, e da alcuni fattori scatenanti, che sono in qualche modo lo strumento, il volano con cui legarsi all'attualità, legarsi al tempo presente, ve ne parlavo all'inizio, no? La capacità di intercettare anche un'oggettiva pratica di lettura degli eventi, di lettura del patrimonio attraverso gli eventi temporanei. Penso per esempio all'occasione straordinaria del restauro della Vittoria Alata, che occorre in questi mesi, in questi anni. Penso al momento oggettivamente unico di trasformazione del patrimonio monumentale che sta vivendo Brescia, perché stiamo affrontando 4-5 cantieri importantissimi. Già alcuni ne sono stati fatti negli ultimi 10 anni, la quarta cella del Santuario Repubblicano in Capitolium, il restauro della Pinacoteca e della Galleria Espositiva al primo piano. Noi stiamo affrontando adesso il nuovo allestimento della Vittoria Alata nella cella orientale del Capitolium, la copertura della Corte Centrale della Pinacoteca, la realizzazione di un percorso di sculture nella parte alta del Maschio Visconteo in Castello, la fusione tra Santa Giulia e il Polo Archeologico in un unico polo attraverso la realizzazione di un corridoio che chiamiamo informalmente Corridoio UNESCO, una passeggiata, diciamo, nei fori, la nostra passeggiata dei fori, che colleghi Piazza Foro, il Capitolium, il Teatro e Santa Giulia attraverso il suo ingresso principale, quello da via Pia Marta, quello dalla chiostro di San Salvatore, e l'accesso e l'attraversamento del grande polo espositivo di Santa Giulia attraverso i due chiostri per arrivare in Viridarium. E il Museo del Risorgimento, la riqualificazione del piccolo e grande Miglio in Castello per farne il nuovo Museo del Risorgimento. Quindi un momento straordinario dal punto di vista dell'aggiornamento del patrimonio monumentale, che quindi determina delle occorrenze, dei momenti in cui questa cosa avviene. Non, diciamo, questa città non è nuova a questo tipo di stravolgimenti. Nella fine degli anni 90 è stato realizzato il polo di Santa Giulia, che all'epoca era un polo visionario in quanto a sito museale costruito all'interno di un monumento, che è tale, il complesso alto medievale e poi rinascimentale di Santa Giulia, a sua volta costruito su un sito archeologico importantissimo, sulle ville romane, su il sedime di una città romana che era straordinaria come la Brescia romana. Quindi un caso unico negli anni 90, quando è stato inaugurato, e adesso di nuovo un caso antesignano di un processo di cambiamento, in questo caso urbanistico, che altre città, vi garantisco, a livello italiano non stanno vivendo. Anzi, paradossalmente, in questo momento di crisi piuttosto perdurante da 10 anni anche più a questa parte, la città di Brescia testimonia una forte vitalità grazie anche alla partecipazione dei privati in questa valorizzazione. Quindi noi, la mia strategia è stata quella di ricondurre, diciamo così, a fusione questo patrimonio storico, artistico, soggiacente
alla comunità, e le sue eccellenze più facili da comprendere, ma oggettivamente più importanti, con dei momenti di caduta a terra, delle ricadute temporali collocate in questo specchio di anni, e fare in modo che questa fusione avvenga attraverso un processo di racconto che passa attraverso i palinsesti, cioè delle collane di eventi che vanno nell'arco di un periodo, per ciascuna di esse dai 12 ai 24 mesi, a snocciolare eventi temporanei, mostre, per inaugurazioni di spazi e di percorsi, processi riorganizzativi degli accessi ai musei, la fusione per esempio del Polo di Santa Giulia con quello archeologico, e in altre parole una notiziabilità costante di questo patrimonio in cambiamento. Partendo da di solito un momento di racconto e presentazione, un grande processo di condivisione con la cittadinanza e quindi una totale apertura agli attori di quel sistema culturale di cui, come prima vi ho detto, noi siamo l'emersione, la sintesi, e grazie a questo oggettivamente la capacità di arrivare a un destino condiviso e in qualche modo sposato dalla maggioranza almeno degli attori del territorio, e infine delle ricadute mediatiche importanti che non siano mai autoreferenziali, cioè che chiamino dall'esterno dei soggetti, degli operatori, dei curatori, degli ospiti che vengono a testimoniare con la loro presenza la bontà di un processo. Se prendiamo il caso del palinsesto dedicato alla Vittoria Alata, ne avete un'estrema sintesi e una comprensione immediata. Da un lato abbiamo cercato di realizzare una dozzina di eventi nel prossimo, dovevamo già partire ma l'emergenza Covid ci ha fermato, nei prossimi 12-24 mesi, destinata a distribuire ogni mese e mezzo, determinate eccellenze, determinate attività. La prima mostra dedicata a parlare dell'architetto Juan Navarro Valdeved, che è colui che abbiamo, a cui abbiamo affidato l'allestimento della cella orientale del Capitolium per ospitare la Vittoria Alata, con una mostra a lui dedicata di taglio monografico, installativo però, non uno spazio white box, ma all'interno del nostro sito monumentale e architettonico per eccellenza, la Basilica di San Salvatore, la Cripta e il Coro delle Monache. Poi la mostra dedicata al racconto grazie al medium fotografico, quindi un altro pubblico, altro medium, della trasformazione dei siti archeologici europei in 39 paesi attraverso l'occasione straordinaria di poter ospitare per la prima italiana questa importante mostra dal titolo Imperium Romanum, fotografie 2005-2020, che è realizzata da Alfred Zeiland, un fotografo tedesco che da 15 anni sta compiendo uno straordinario repertorio dei siti della romanità nella loro trasformazione in virtù della contemporaneità, sia essa l'infrastruttura viaria, sia essa il coinvolgimento dell'arte contemporanea, sia esso anche tutto quello che sono gli aspetti deteriori legati al turismo di massa e così via. Quindi un racconto che ci parla di come in 39 paesi, nei principali siti archeologici dal Nord Africa all'Oriente all'Europa, il patrimonio archeologico subisce una trasformazione, una contaminazione con il presente, a significare in modo chiaramente metaforico che anche il nostro patrimonio, a cui peraltro abbiamo affidato al fotografo un portfolio originale, sta cambiando in questo senso. E come sta cambiando? Anche grazie alla risemantizzazione della sua icona principale, la Vittoria Alata, che sposteremo dal Museo di Santa Giulia, dalla sezione dell'età romana, collocandola all'interno della cella orientale del Capitolium, non a caso il luogo dove fu trovata nel 1826 e dove potrà avere una collocazione da dea in solitudine su un allestimento che è stato appunto pensato dall'architetto Valdeved, che è simbolico perché abbiamo la necessità di avere una verticalizzazione attraverso la Vittoria Alata
di questo nostro grande patrimonio diffuso. Abbiamo bisogno di un'icona del nostro Colosseo. Il nostro Colosseo è la Vittoria Alata. Poi abbiamo previsto però anche la contaminazione con l'arte contemporanea. Quindi noi stiamo costruendo con Francesco Vezzoli un progetto dal titolo Parcoscenici archeologici, una installazione di una dozzina di opere di Francesco Vezzoli, artista contemporaneo che sapete da sempre, insomma, dialoga con l'antico, distribuito nel sito archeologico e a Santa Giulia, proprio a puntualizzare i luoghi della trasformazione, trasformazione che occorre attraverso il rapporto con l'arte contemporanea. Per non parlare poi del secondo passaggio che faremo nel 2022, coinvolgendo Emilio Isgrò, un altro artista contemporaneo di altre due generazioni precedenti, un grande maestro che da sempre ha avuto l'influenza dell'antico. È un artista, io lo definisco, della Magna Grecia, perché è siciliano, fortemente legato alla classicità, che ha trovato nella pittura concettuale, nell'installazione concettuale delle cancellature, la sua identità assolutamente riconoscibile. Ne faremo anche in questo caso dei palcoscenici archeologici, cioè dei dialoghi con la nostra archeologia. E poi realizzeremo uno spettacolo dal vivo che si chiama Calma Musa Immortale, non uno spettacolo di tipo folcloristico rievocativo, ma insieme al Centro Teatrale Bresciano, cioè al teatro di produzione per eccellenza, abbiamo organizzato e stanno loro insieme a noi costruendo uno spettacolo originale dedicato alla resa in chiave drammaturgica della figura della Vittoria Alata, ma non della Vittoria Alata come scultura del primo secolo avanti Cristo, ma come il viatico di una civiltà, di una comunità nell'arco dei 2000 anni in cui questa scultura è esistita, in buona parte di questi anni sepolta nel nostro tempio, e attraverso un racconto che vedrà il pubblico essere accompagnato nel nostro sito, in uno spettacolo itinerante multistage, dove gli attori e le scenografie incontreranno piccoli gruppi di spettatori in tre percorsi distinti che si vanno ad incrociare per fondersi poi in un unico epilogo presso la scultura, presso la nostra statua, ma in cui verranno affrontate tematiche contemporanee legate ai grandi, diciamo così, sentimenti che nei millenni questa scultura certamente ha suscitato in questo territorio, da quelli più recenti legati all'identità patria nell'arco del Risorgimento, quando questa scultura fu scoperta poco prima dei moti degli anni 30 e poco prima della, diciamo così, del periodo in cui Brescia si distinse in questo campo, ma anche cosa può aver significato questa scultura quando essa fu portata probabilmente appunto dall'Italia meridionale in Brescia per essere poi diventare l'emblema della fedeltà della Brixia romana alla capitale dell'impero. Quindi lo racconteremo con uno spettacolo dal vivo, quindi un altro linguaggio ancora, ma con uno spettacolo, una produzione originale, non un evento, diciamo così, di parata. E infine una importante mostra, forse la cosa più tradizionale, diciamo così, tra i vari linguaggi che utilizzeremo, dal titolo Vittoria, il lungo viaggio di un mito, che sarà una mostra multioggetto che attraverso una ottantina di reperti che vanno dall'archeologia all'arte contemporanea, che vengono da musei e da collezioni europee, andremo a raccontare in che modo l'icona della Vittoria Alata ha trovato spazio nella cultura europea attraverso l'arte di 2000 anni, partendo dalla storia della nostra Vittoria Alata, quindi dall'attribuzione dei caratteri guerreschi a un'Afrodite greca, per arrivare poi al suo utilizzo in chiave ideologico del fascismo, passando in mezzo per la stagione del Rinascimento, dell'Alto Medioevo, in cui anche se la nostra Vittoria era sepolta, come è noto, sotto il Tempio Capitolino, essa magicamente continuava ad esercitare il proprio fascino, la propria potenza iconologica
attraverso la mediazione di tutte le tante repliche, a partire da, diciamo così, dall'icona riportata anche nella colonna traiana, che della nostra vittoria avevano fatto comunicazione. Quindi spiegheremo come questo mito si è trasformato. Capite bene il significato di una mostra di questo genere. Il non detto, il sottotraccia di questa mostra è dire, asseverare che la nostra vittoria alata è un'icona paneuropea, è un emblema di unificazione, è un emblema di non solo eccellenza, ma di grande testimonianza di una cultura, quella romana, che poi da cui è discesa la cultura europea, occidentale, diciamo così, trasformando la fonte greca da cui iniziava, e la città di Brescia assume in questo modo una funzione baricentrica attraverso il possesso di questa scultura, che è in qualche modo l'anello finale del percorso. Ecco, avete credo compreso da questa descrizione di un palinsesto in che modo l'organizzazione culturale debba riuscire, e qui vado a chiudere, a intercettare quello che sono da un lato le legittime esigenze di tutela e di salvaguardia, che sono, come dire, il patrimonio, lo zainetto che noi ci portiamo dietro nei nostri compiti e che sviluppiamo e garantiamo insieme anche alle organizzazioni periferiche dello Stato, le soprintendenze e in sintonia, diciamo così, con la legislazione, che ha una grande, una grandissima, forse in certi casi anche eccessiva, preoccupazione della salvaguardia materiale dell'oggetto, per fare in modo che questa salvaguardia materiale però sia affiancata da una valorizzazione immateriale di questo patrimonio materiale, perché altrimenti ricadiamo nella trappola dell'oggetto, ricadiamo nella trappola della fisicità di una cosa, sia essa una statua, sia essa un dipinto, una produzione, che a quel punto viene valutata solo ed esclusivamente per i suoi meriti presuntamente estetici, che notoriamente sono meriti, come dire, in costante cambiamento, perché quello che ci piace ora non piaceva 30 anni fa e non piaceva 100 anni fa. Mentre non è importante quanto piace o quanto non piace, ma è importante quanto questo patrimonio significhi in chiave propositiva, in chiave propulsiva dello sviluppo. In questo senso l'arte contemporanea, l'arte e la creatività contemporanea, compresa anche la produzione artistica contemporanea, è importantissima, perché è l'arte contemporanea, quella che si fa oggi, che determinerà gli assiomi della patrimonio del domani e anche del modo in cui lo andremo a recepire. Quindi dal nostro punto di vista dobbiamo essere aperti, non solo aperti alla conservazione, ma aperti anche a questo costante cambiamento. Grazie direttore, ci vorrebbe l'applauso, ma il problema che abbiamo in questa dimensione è che non c'è. Beh, non è la prima volta che ci confrontiamo, ascoltarla oggi per me è stato nuovamente un momento importante. Segnalo solo la presenza del presidente, che è venuto a trovarci. Buongiorno Gianluca, ben trovato. Buongiorno direttore, buongiorno, grazie ancora di questa sua presenza. Piacere, un piacere. Ha sviluppato una riflessione molto, direi, coerente, ben strutturata, è riuscito a cogliere in fondo il tema del cambiamento e ribadirlo a livello retorico. In realtà, direttore, il tema del cambiamento è stato evidente all'interno di tutto il suo discorso. E, peraltro, con i docenti, alcuni che vedo qui presenti, a cui chiederei brevemente di intervenire portando via ancora un po' di tempo, a me sembra che il direttore abbia proprio lasciato spazio anche rispetto alle progettualità future a tutte, alla possibilità di collaborare a livello didattico a tutti i vostri dipartimenti, no? Ho qua davanti a me Andrea Gentili, come condivido lo schermo costantemente, e pensavo a tutta l'apertura rispetto al discorso sulla scenografia, che insomma mi è sembrata interessante. Personalmente ho trovato splendidi i passaggi
passaggi che lei poi effettivamente fa come manager, perché si è presentato come tale, ma è riuscito davvero a rendere concreto nella nostra comunità, nella nostra città, tutti i passaggi fondamentali da un punto di vista sociale. Quindi questa apertura al museo come sintesi di un'identità cittadina, comunitaria, sociale. L'esempio del summer camp di cui si parlava prima è uno dei tanti, la possibilità di dare degli spazi e non semplicemente per una cornice estetica, ma per fondare momenti identificativi e identitari. Questo io lo trovo stimolantissimo e pazzesco, anche in riferimento a certe fasce della popolazione che lei ha citato, che si è cercato e che lei ha cercato di includere. Penso che da questo punto di vista si possano aprire tantissimi, tantissimi scenari. Quello che lei fa è abbattere i confini e cambiare, e questo è in linea anche secondo me con il nostro piano strategico e con l'ABA. Lascerei però la parola a chi vuole intervenire, ovviamente. Posso partire io allora, perché sono Andrea Gentile, sono il responsabile il coordinatore del Dipartimento di Scenografia. Lei è nuovo nel suo incarico, è un anno, giusto? Ecco, per cui io sono bresciano e ho collaborato moltissimi anni con quella che prima era la Fondazione Brescia Grandi Eventi, quindi Festa del Circo Contemporaneo, poi Musica dal Mondo, quindi ho utilizzato attivamente gli spazi, penso al Castello, ma penso anche, ho collaborato anche con la Festa dell'Opera, quindi il Teatro Romano, il Tempio Capitolino, il Coro delle Monache, insomma, ecco, per cui ho una piacevolissima partecipazione anche attiva proprio sull'allestimento negli spazi museali, e che quindi è ritengo importantissima. Lei ha già risposto a tante poi questioni, il progetto con il CTB con cui noi collaboriamo su questo percorso di come vivere anche gli spazi museali come evento anche legato al mondo dello spettacolo, della performance. L'esempio di Vezzoli, che tra l'altro è un artista anche bresciano, quindi va anche a incorniciare il senso del museo della città oltretutto, per cui si uniscono secondo me anche le due cose, che è comunque un artista ampiamente performativo e quindi ha questa dimensione molto sua, e quindi mi piace questa dimensione. Ora io parlo ad esempio anche un po' per il mio lavoro nel mondo dello spettacolo. Siamo, il mondo dello spettacolo è fermo, è bloccato, voi avete riaperto da poco con le mille difficoltà che ci avete spiegato, le inquietudini e la comprensione di quello che sarà il poi, che dovremmo fare un po' tutti insieme, però mi sembra di aver colto una disponibilità interessante su come innestare questa anche dimensione anche per poi comunicare la struttura museale al pubblico. Mi è piaciuta anche molto la precisazione sulla qualità dell'intervento che deve essere fatta, quindi non semplicemente una dimensione rievocativa, ma anche interpretativa e che sviluppa questa dimensione. Ecco, ho colto comunque un po' anche lo spunto critico che ho condiviso nella passata stagione di Goldin, penso si possa dire, lei non l'ha detto elegantemente, mi permetto di dirlo io che l'ho vissuta anche attivamente, e condivido la magari criticità di un'operazione così calata dall'alto, che ha portato molta gente, magari conosce la struttura, come diceva lei, a non visitare intere parti del museo importantissime, e quindi un'operazione anche dal punto di vista degli eventi dello spettacolo, poi appunto come collaboratore della fondazione alcune cose le ho seguite, abbastanza poco incisive, ma perché non strutturate. Ecco, volevo, innanzitutto appunto interessante gli spunti che lei ha messo un po' sul piatto, e se ha magari in mente come questa cosa potrà evolversi in un futuro, insomma questo sicuramente con il CTB è un inizio, pensa a altre strategie, può, insomma, non so, un piccolo confronto sì. Anche su questa dimensione. Quella del CTB è il caso legato al palinsesto della vittoria alata. Ma per esempio posso anticiparvi che per quanto riguarda l'intervento artistico espositivo che realizzeremo con Emilio Isgrò, analogamente stiamo con lo stesso Emilio Isgrò, che è stato autore anche di alcuni spettacoli del teatro classico, stiamo pensando di allestire un suo spettacolo
come appunto evento performativo, riallestire, perché è uno spettacolo che ha avuto già un allestimento in Sicilia tanti anni fa, riallestirlo nel nostro contesto, che è un contesto, quello del teatro romano, non propriamente, diciamo così, adatto a ricevere, ora come è messo, spettatori. Il progetto del teatro romano è un grande sogno che io covo di poter, un domani, quando saranno state, diciamo, smarcate altre urgenze più impellenti e anche oggettivamente più facili da raggiungere, come quelle che vi ho citato, prendere in mano, perché non solo c'è una dimensione di completamento dello scavo archeologico, ma c'è soprattutto anche una restituzione funzionale che potrebbe essere molto interessante con un teatro antico archeologico che, almeno durante la stagione estiva, nelle forme anche più essenziali di un teatro all'aperto, possa avere una sua stagione, una sua vita. Il progetto del corridoio UNESCO che collega i due poli è in qualche modo un'infrastruttura preliminare a mettere l'accento su questa eccellenza. Quindi il progetto di SGRO, che pure sarà sviluppato in chiave itinerante come installazioni artistiche e che, se realizzeremo lo spettacolo, anch'esso probabilmente assumerà le forme di uno spettacolo sul genere di quello che vi ho raccontato per la Vittoria Alata, è anche questo un altro esempio di drammatizzazione. Peraltro io sono molto legato al concetto di drammatizzazione, perché trovo che sia una formula con cui si riesce a trasferire un concetto in modo assai più efficace e duraturo di quanto non sia, diciamo così, la spiegazione, per quanto ben fatta, di tipo frontale dell'arte. Per questo significa anche dare la giusta attenzione a un certo tipo di rituali a loro modo drammaturgici. Mi viene in mente, pochi giorni fa abbiamo deciso di riaprire i musei, ma io ho pensato di proporre un momento di ricordo delle persone che ci hanno lasciato in questi mesi, nella forma dell'esecuzione del silenzio fuori ordinanza da parte di un ensemble di fiati della banda cittadina, e l'abbiamo fatto a porte chiuse, ma appunto in diretta su Teletutto e sui nostri canali social, dal chiostro di San Salvatore. È stato un momento molto intenso che, sono certo, è rimasto. Molte persone mi hanno ringraziato, mi hanno diciamo, si sono in qualche modo anche complimentati per l'idea di attribuire questo significato di rinascita alla riapertura dei musei, e ogni nascita porta con sé anche un po' di morte, un po' di fine di quello che è la precedente vita. Una madre, quando partorisce, cambia il proprio, entra in un nuovo periodo e finiscono determinate gioie, determinati giochi, determinati passatempi precedenti, perché si entra in una nuova fase della vita. Anche quella è un po' una morte di un essere precedente. Quindi era giusto, secondo noi, celebrare questo momento e farlo anche in modo, appunto, un po' drammaturgico. È durato 12 minuti, ma aveva il valore di una cosa che diceva molte più cose di quello che non fosse solo l'esecuzione del silenzio, per esempio. Quindi la dimensione scenografica, che poi è, diciamo così, la materializzazione del contesto drammaturgico, è fondamentale. Anche i musei sono delle scenografie, in qualche modo, praticabili con tutta la sicurezza dai visitatori. Le opere d'arte sono appunto gli apparati scenici, e quindi noi, con i limitati mezzi che ci sono concessi
da un'organizzazione che, come lei sa, è anche molto ovviamente legata a una normativa legata alla sicurezza che impedisce di fare certe cose, però cercheremo sempre di fare della spettacolazione di questo tipo, per quanto appunto non è che si possano far correre i tori in piazza, insomma, ecco. Sì, però già anche l'immagine dell'utilizzo del Teatro Romano, che comunque è un grande sogno di molti bresciani, e non solo, comunque è stata comunque spesso anche un'utopia per la città, insomma, già ipotizzare con tutte le difficoltà, perché sappiamo comunque che le gradinate sono irrisolte, insomma, questo discorso anche archeologico è importante, però già prevedere e inventarsi anche magari con forme nuove potrebbe essere una grande suggestione per la città e non solo. Io, se possibile, travolto un po' da tantissimi argomenti, volevo cercare di fare un paio di domande e una curiosità, volevo chiedere al nostro ospite. Solo una cortesia, se fosse possibile, solo se è possibile, accende la videocamera così la vediamo, grazie. Nessun problema. Si vede, prova. Ok. Prima ha parlato di divulgazione e di analisi, quindi qualcosa di molto scientifico dal punto di vista museale. E lei sta cercando appunto di trasformare questo ambito, sta cercando di darle questa C di cambiamento. Non c'è questa paura di perdere un po' l'autorevolezza che ha il museo e nella divulgazione appunto di queste informazioni, di queste conoscenze, cambiando completamente questa struttura, o cambiando pian piano questa struttura, non ha questa paura? È un po' una provocazione la mia, perché in realtà sono convinto anch'io che la divulgazione abbia bisogno di un cambiamento, però c'è molto quest'idea che bisogna ascoltare solo le persone autorevoli, quando nella scienza l'autorevolezza non c'è, non esiste, perché persino un premio Nobel non ha autorevolezza rispetto a un appena laureando. Quindi volevo chiederle come vede questo cambiamento nella perdita di autorevolezza per le persone che non sono scientifiche, in un certo senso. Complimenti per la domanda, intanto, perché è una domanda che mette in difficoltà. Infatti era una provocazione. No, è una domanda assolutamente ben posta. In realtà la sua domanda è per me una conferma. Io non credo che ci sia un'autorevolezza reale nell'attuale panorama degli attori della cultura. Non parlo dei pensatori, parlo degli operatori, parlo dei direttori, parlo dei gestori. Non è autorevolezza quella che porta alcuni di essi a essere più alla page di altri, diciamo. È semplicemente il fatto che loro siedano su una rendita di posizione derivante dal potere appunto simbolico della sede su cui sono insediati. Comunque fanno benissimo il loro lavoro a preservarlo, ma non è reale autorevolezza. Quindi da un lato io non ho questa paura, perché non ho quel tipo di profilo, non ho quel tipo di museo alle spalle, e non credo neanche che l'autorevolezza possa arrivare solo dalla storia, diciamo così, del proprio patrimonio, anche se, come vi ho detto, è fondamentale partire da quello, ma perché è riconosciuto, perché è identificato. Questa è la prima parte della sua esposizione. La seconda è quella più interessante, cioè quella che mette in relazione il concetto di scientificità della ricerca, che giustamente non, sulla carta non garantisce neanche a un premio Nobel di essere più autorevole di un laureato, perché per definizione è il metodo scientifico, è la sua applicazione a determinare l'autorevolezza di un risultato. Quindi in questo senso
Io credo che l'autorevolezza del nostro lavoro venga dall'applicazione di un metodo. E questo metodo è il metodo che vi ho, diciamo, prima raccontato, e che, se uno volesse sintetizzare in poche parole, è diciamo accreditamento da parte di un pluralismo di soggetti diversi che nel sistema, diciamo così, ascientifico che caratterizza l'arte e l'estetica, può dare un qualche contributo. E quindi penso per esempio al nostro comitato scientifico, che era già un importante comitato, io l'ho rinforzato ulteriormente con altri 3 membri e gli ho dato una maggiore centralità nella nostra progettualità. Lo incontro una volta al mese, sottopongo tutte le nostre proposte e faccio grazie a loro quel famoso vaglio della qualità che mi permette anche di mallevarmi da determinate pressioni locali, per cui abbiamo un organismo di controllo scientifico che su tutto ciò che attiene agli aspetti di contenuto mi aiuta. Dall'altra parte è una metodologia della trasparenza e quindi della accessibilità ai migliori che sono fuori e che mi auguro vogliano entrare. Accessibilità significa appunto essere pronti a intercettare e a raccogliere idee, proposte, progetti che vengano dall'esterno e che invece, diciamo, chi si arrocca in una propria, diciamo così, autorevolezza derivante dalla posizione, tendenzialmente non è pronto a ricevere. E quindi magari gli passano a fianco delle opportunità e non le coglie. Ne ha anche meno bisogno, perché ha già una sua, diciamo, solidità derivante da tutta quell'organizzazione. Nel nostro caso non ce l'abbiamo, quindi io non ho paura di accogliere le proposte che mi arrivano e anche di fare professione di adattamento. Quindi questa è una delle mie linee, diciamo così, delle mie linee di lavoro. Quindi non so se le ho risposto, questo è... Sì, ho risposto, grazie mille, anzi. Grazie. Io ho una, più che una domanda, forse un invito anche per i nostri ragazzi. Lei, direttore, ha raccontato di un territorio e di un progetto che si espande, come dire, in moltissimi ambiti, in moltissime discipline e che forse rivelerà ancora in maniera più, sicuramente in maniera più evidente, le ricchezze, le potenzialità del territorio e della sua cultura. Quello che vorrei invitare i nostri studenti a fare è, come dire, rendersi disponibili. Questo canale attivo che abbiamo aperto spero possa anche concretizzarsi in stagi, in occasioni di, come dire, vicinanza. Io per primo, piccola storia personale, da ragazzo, da studente, ho iniziato a collaborare con la Biennale di Venezia e da lì, proprio come supporto alle attività didattiche della Biennale, che all'inizio erano veramente piccole, molto limitate, perlomeno stiamo parlando di 20 anni fa, era una cosa nuova interagire con il pubblico, raggiungere nuove demografiche, portare una biennale di architettura a classi delle elementari sembrava una follia. E queste possibilità in realtà sono, per un profilo artistico, per un profilo progettuale, incredibilmente arricchenti. Quindi era un invito a lei ad aprire dei canali, cosa che sappiamo sono già disponibili, ma anche ai nostri ragazzi di cogliere queste occasioni, perché il territorio a volte vicino viene un po' snobbato, no? Alla ricerca di esperienze lontane, e invece ci sono delle potenzialità incredibili di crescita. Quindi questo era solo un piccolo, forse banale, ma suggerimento, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, ho capito anche quanto, intanto il network che diceva lei, la possibilità di inserirsi in un,
in una rete di contatti e poi appunto l'incredibile arricchimento che dà al confronto con il pensiero di altri, gli occhi di altri che guardano l'arte, che magari noi crediamo di capire meglio, eccetera, questo trovo sia un grande vantaggio. È così, è così. Le risorse spesso non sono, anzi, direi sempre le risorse, non tanto quelle economiche, ma proprio parlo delle risorse di tempo e di organizzazione non sono sufficienti per cogliere tutte le possibilità, di cui poi ho la domanda anche prima. Però condivido appieno quello che dice anch'io ho iniziato questa attività in modo rocambolesco, non avrei mai pensato di fare quello che faccio ora, non sapevo neanche che esistesse questo tipo di ambizione, diciamo. Però appunto la possibilità, l'aver avuto la fortuna di un po' fortuna che ho cercato rendendomi disponibile a fare esperienze di totale contaminazione, appunto come lei citava l'esperienza nelle attività educative della Biennale, io le potrei dire per esempio le mie esperienze che ho fatto nell'ambito della televisione, della fotografia, quando ero studente, nelle televisioni private di Padova, che è la mia città, quindi anche lì uno, non è certamente il contenitore a determinare l'esito di un percorso, sono tanti fattori, ma uno di questi è l'approccio con cui ci si pone alla vita dal punto di vista del desiderio di essere accoglienti, sperimentali, e poi ai contenitori di solito viene data troppa importanza. Anche ai contenitori formativi viene data troppa importanza, perché talvolta si pensa che soltanto svolgendo un certo percorso in un canale si arrivi. No, non è affatto così, lo dimostra il fatto che molti non riescono nonostante il canale percorso e che tanti altri che invece sono degli outsider riescono. Quindi è evidente che questo dipende dal fatto che siamo noi i principali artefici attraverso la nostra disponibilità a fare esperienze e a portare noi stessi in tanti contesti diversi. Quindi quello che io faccio qui nell'ambito artistico credo che lo potrei fare in un'organizzazione che fa logistica piuttosto che in un ufficio amministrativo. È un modo di cercare di cambiare le cose, appunto. Quindi l'invito è sicuramente, per arrivare a farlo, sperimentare, buttarsi. Detto questo, ci sono poi dei passaggi organizzativi, delle situazioni logistiche, dei contesti che spesso invece sono molto schematici e quindi riducono questa accessibilità. Però questo sarebbe la cosa ottimale, la fortuna più alta. Grazie mille. Non so se ci sono altre domande dei ragazzi. Io ho altre domande, ma non vorrei rubare tempo ad altri, non so quanto ci rimane come spazio. Questo dipende dal direttore, nel senso no, che... No, io mi ero tenuto libero, mi pare, anche fino alle 11:30, quindi... Ok, allora entro in video. Le chiedo in realtà, per curiosità personale, che differenza c'è tra gestire musei e questo, o magari analogie, tra gestire musei e l'Orto Botanico di Padova? Cioè, quali... Io purtroppo vengo dall'agraria e quindi ho una passione per orti botanici e queste cose del genere, anche la scienza in generale, come la domanda di prima. E... No, non dire purtroppo, dai. No, perché per me, io l'ho vissuta in scenografia come un limite, perché sono arrivato qui senza basi artistiche e adesso sto scoprendo dei mondi. Però volevo capire qual era l'analogia, se aveva trovato magari analogie o differenze tra il mondo naturale, sbagliando questo termine, e il mondo umano, che comunque è naturale ma è completamente diverso. Allora, intanto mi permetta, ha ragione il professor Gentili, mi permetta di tirarle le orecchie in modo più clamoroso.
Intanto lei deve non deve pensare che venire dall'agraria sia una diminuzione, è un punto di forza clamoroso, cioè lei rispetto a tutti gli altri che sono in questa chat, a meno che non sia qualcuno che ha fatto l'istituto agrario, ha la possibilità di conoscere il vero di quello che viene rappresentato, cioè di conoscere le specie botaniche, di conoscere la loro stagionalità, di conoscere la geografia. Quindi questo a prescindere. Secondo punto, lei trascura clamorosamente che le più grandi scenografie sono da sempre le scenografie naturali, ma sia naturali che artificiali, ma a simulacro, cioè non so, solo per citarle il teatro di Verzura, per dirne una, ma quindi non si faccia veramente minimamente nessun tipo di, anzi è questa contaminazione che genera delle possibilità interessanti, perché lei può vantare questo tipo di capacità che poi, se ci affianca anche una competenza artistica, e se non conosco in che ambito lei sia interessato, ma diventa un unicum. E quindi è un punto, è esattamente il punto di forza da cui partire, perché è esattamente ciò che il mondo del lavoro e delle professioni artistiche anche richiede, poter avere qualcuno che è esperto in fare qualcosa, perché è vero che il professionismo uccide, diciamo così, la bellezza del generalismo, ma è anche vero che serve il professionismo per entrare, perché quando si passa dal pensare al fare, si entra in una dinamica di tempi, di costi, di risposte puntuali, e avere qualcuno che sa fare qualcosa in fretta è meglio di avere qualcuno che è molto ampio da avere vedute. Quindi ecco, questa cosa fondamentale. E mi sono talmente preso a cuore il suo caso che ho dimenticato la domanda. Volevo chiedere appunto qual era l'analogia tra il gestire l'orto botanico di Padova. Sì, allora l'analogia, attenzione, l'orto botanico è un bellissimo giardino storico, ma ovviamente nel momento in cui diventa un luogo ad accesso pubblico e di studio e di turismo culturale, è in tutto e per tutto simile a un museo dal punto di vista organizzativo. Quindi non vi sono collezionate opere materiali, vi sono collezionate opere naturali. Mi sentite? C'è stato un breve, sì, una breve, io la sento. Dicevo, ecco, l'orto botanico è un museo dove invece di avere invece di essere una pinacoteca con delle bellissime tele o delle tavole, è in realtà un museo dove ci sono delle piante, dei fiori, dei semi, dei fossili, delle tavole grafiche che li raccontano, ok? Dove quindi c'è un patrimonio estremamente più ampio, più vasto, più ricco, più prolifico di quello che è il patrimonio artistico. Mi spiace dirlo, ma l'esperienza che ho avuto all'Expo di Milano me lo ha fatto capire, perché oltre a essermi occupato del padiglione zero, io mi sono anche occupato del padiglione della biodiversità, che era un altro padiglione curato proprio, tra l'altro, da un professore di agraria dell'Università Statale di Milano, in forte collaborazione con l'orto botanico con cui io al tempo lavoravo e che portai dentro a questo progetto. E quindi il tema realmente dal punto di vista organizzativo non esiste, perché anche lì c'erano da organizzare servizi, accessi, modalità di vendita, modalità di comunicazione. Abbiamo trasformato l'orto botanico in un luogo in cui fare anche eventi, anche in quel caso. Quindi, diciamo, io quello che ho applicato lì l'ho applicato qui, non è differente. Qui è diverso il contenitore, ma ecco, le posso dire che è estremamente più vario e vasto quello che si può fare in un contesto scientifico come è l'orto botanico di quanto non sia quello che si può fare in un contesto artistico. Ma questo per un naturale processo di evoluzione biologica. Il processo artistico ha 10.000-8.000 anni di storia.
processo naturale ne ha milioni. E quindi la diversità è frutto di una differenziazione genetica che è figlia dell'evoluzione e non figlia diciamo dei contenitori. Quindi è straordinariamente più ampio ciò che si può fare, ovviamente il repertorio di diversità è maggiore, sta poi a chi organizza capire come creare dei ponti tra quello che è oggettivamente un ambito settoriale, tant'è che lei se ne fa un punto di minuzio, e invece un discorso generale di condivisione. In quel caso sì, è certamente più facile condividere e distribuire un bel quadro, una bella immagine, perché quella, proprio per un tema di diversità, noi siamo molto più diversi, molto diversi da un oleandro, perché ci sono alcuni miliardi di anni di separazione genetica. Ecco, mentre invece da Moretto ci sono solo 500 anni, tutto sommato, e dal punto di vista genetico zero differenze, quindi quello che vedeva lui lo sentiamo anche noi. Grazie mille. Non so se ci sono altri contributi. Possiamo pensare di chiudere questo incontro, che chiude tutto il ciclo di incontri e lascia aperto non solo la riflessione, ma anche dal punto di vista pratico. In realtà noi abbiamo in essere una collaborazione, no? A venire, per cui insomma a maggior ragione è un'apertura di nuovo, ecco. Quindi grazie ancora al nostro ospite e a grazie tutti. A voi, grazie a voi, grazie a voi. Grazie mille. In bocca grazie. Al lupo a tutti i ragazzi. Grazie. Grazie, grazie, buona giornata, grazie davvero. A presto, arrivederci, grazie.